Caro Guardian Grando, caro prorettore, care consorelle e confratelli, colleghe e colleghi, signore e signori, per me, e credo sia visibile, è una grande emozione, oltre che un grande onore, poter parlare in questo luogo straordinario e farlo non per la prima volta nella mia vita, ma per la seconda, dopo aver presentato quel volume dei Mirabilia Italiae, ma per la prima volta da quando ho avuto l'immeritato onore di essere eletto confratello d'onore di questa Scuola Grande di San Rocco. Come i veri studiosi di Ruskin presenti in questa sala sanno bene, io non sono né specialista né esperto di una figura complessa come la sua e ancora, proverò a dirlo, attuale, né d'altra parte oserei avventurarmi in approssimazioni che pretendessero di presentarne a un pubblico come il vostro l'opera e il pensiero. E tuttavia ho accolto con gioia e riconoscenza l'invito a parlare qui rivoltomi in particolare fra gli organizzatori da Emma Sdegno e Miriam Pilutti-Namer. Ma l'ho fatto non perché io sia un esperto di Ruskin, ma piuttosto per l'urgenza, che certo non sono il solo ad avvertire, di una riflessione sui rischi che incombono nel nostro tempo sul paesaggio, sul patrimonio culturale, sull'ambiente, una riflessione della quale emergono di volta in volta aspetti politici, economici, naturalistici, estetici, ma in cui troppo raramente, così a me pare, si dà il giusto rilievo alla natura e alla forza propriamente etica che fu all'origine delle prime perorazioni in favore della conservazione dei paesaggi storici e del patrimonio culturale e dunque anche delle norme di tutela oggi vigenti e spesso non rispettate in Europa e nel mondo. Perciò ho fatto ricorso nel titolo di questa lezione alla dizione che può parervi arcaica o leziosa di paysage moralisé, una scelta che invece ritengo, al contrario, pienamente adatta a designare un orizzonte drammatico come quello del nostro tempo e a indicare norme e traguardi di un impegno morale di cui è più che mai necessario prendere coscienza, assumere responsabilità. In questo cammino, verso una piena consapevolezza dei nostri problemi, dei nostri doveri verso le generazioni future, John Ruskin può esercitare ancora la funzione che gli assegnava Proust nel suo necrologio, directeur de conscience, direttore di coscienza. Un direttore di coscienza, questo può ancora essere Ruskin, per ripensare il paesaggio nel nostro tempo che ne ha disperatamente bisogno, poiché egli insiste sull'effetto del paesaggio sulla mente umana, sulla salute mentale, perfino. L'espressione paysage moralisé fu coniata nel 1937 da un grande storico dell'arte, Erwin Panofsky, che si era rifugiato da poco negli Stati Uniti per sfuggire alla persecuzione nazista e fu poi divulgata nei suoi celebri Studies in Iconology, che sono del 1939. Panofsky introdusse la formula paysage moralisé per descrivere una modalità nella rappresentazione non tanto di paesaggi in senso stretto, ma di quelli che fanno da sfondo alla pittura di storia. Per esempio, nel dipinto di Piero di Cosimo, ora sullo schermo, basato sulle Metamorfosi di Ovidio, l'albero disseccato al centro divide lo spazio in due metà, caratterizzate l'una da una via piana che conduce a una remota città, l'altra da un erto sentiero che porta in cima a un monte coperto di nuvole. Secondo Panofsky è questo un espediente, sto citando, un espediente comune nella pittura tardo-medievale rinascimentale, dividere lo sfondo paesaggistico in due metà di carattere simbolicamente contrastante che qui rappresentano, egli dice, l'antitesi fra la spietata durezza della barbarie immitigata e la felicità innocente di una civiltà pastorale. In altri dipinti studiati da Panofsky, e qui ve ne mostro uno, e dedicati al tema di Ercole al Bivio, in quadri come questo, dedicati a Ercole al Bivio, il paysage moralisé può mettere in scena, invece, il contrasto fra la facile vita di chi si adagia nei piaceri e quella ardua ma nobile di chi si dedica all'esercizio delle virtù. Io vorrei invece fare appello
alla vostra memoria per evocare nel nostro contesto, richiamandola sotto la categoria di paysage moralisé, quel sensazionale, diciamolo, paysage moralisé, che è il ciclo di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena, dove nell'ampia veduta della città e del suo contado si contrappongono le allegorie del buon governo e del cattivo governo, ma soprattutto la rappresentazione dei loro effetti sulla vita dei cittadini. Da un lato la prospera città con le sue case, i monumenti, le chiese, la ferma cinta delle mura e la difesa dei fertili campi coltivati con amore e costanza. Dall'altro lato, invece, la desolazione di un suolo arso da incendi e guerre, devastato dall'incuria, prostrato dagli odi intestini, popolato di monconi di case, macerie e miserande, alberi bruciacchiati. Quel che fa la differenza fra l'uno e l'altro è precisamente l'ethos dei cittadini, ethos che da intendersi etimologicamente come scelta morale e comportamento pratico. Ho citato appena alcuni di possibili esempi di quel paysage moralisé in pittura che Panofsky mise a fuoco con la sua brillante e fortunata invenzione verbale. Ma questa formula convenzionale della storia dell'arte deve gran parte della sua fama a un grande poeta, W.H. Auden, che nel 1945, ripubblicando un suo poema di qualche anno prima, vi appose, prendendolo da Panofsky, il titolo Paysage moralisé. Leggiamone soltanto i primi sei versi, che sono in inglese sullo schermo e che traduco malamente in italiano. Sentimmo dire di messi rimaste a marcire nelle valli. Vedemmo in cima alla strada montagne sterili e scafi concavi incombere sull'acqua. Sapemmo i naufragi di chi puntava sulle isole. Onoriamo chi ha fondato queste città affamate. Il loro onore è figura del nostro dolore. Questi versi di Auden segnano una svolta importante nell'uso e nel senso del paysage moralisé. Il passaggio, cioè, dal paesaggio dipinto con la sua densità figurale e allegorica al paesaggio reale vissuto o poeticamente immaginato, una transizione che avviene attraverso la dimensione metaforica, ma si estende in profondità, come la lettura integrale del testo potrebbe mostrare, dando al paesaggio vero, quello di valli abbandonate, aride montagne, città infelici, isole remote, notti, albe, la funzione poetica di riflettere i più intimi pensieri di quegli afflitti viandanti, di quei naviganti sull'orlo del naufragio. Il paesaggio reale, insomma, quando venga moralisé, cioè letto in chiave etica, traduce paesaggi interiori e in qualche modo equivale ad essi, perché li popola e al tempo stesso li ispira. Ne è ispirato e li ispira. Una immedesimazione, una fusione emozionale che si compie specialmente nel dolore. Così, nei versi finali di Auden, questo è il nostro dolore. Si scioglierà? Ah, l'acqua potrebbe sgorgare, scorrere, far verdeggiare questi monti e queste valli e noi ricostruire le nostre città, non più sognare le isole. Il paesaggio vissuto, dunque, come il riflesso e l'identico dell'ethos interiore. In questo gioco di echeggiamenti, anzi nella triangolazione fra emozioni dell'animo, paesaggio vissuto e paesaggio dipinto, incontriamo fatalmente la figura di Ruskin in alcune delle sue espressioni più felici. Come sappiamo, egli dedicò straordinaria attenzione al paesaggio nei suoi celebrati scritti d'arte, ma coltivò anche un appassionato interesse per la storia naturale, per la critica della società del suo tempo, anche perché riteneva il quadro sociopolitico essenziale per intendere scopi e sviluppi dell'arte. La sua visione utopistica assegnava all'arte un ruolo centrale nella società, quasi un antidoto educativo e rigenerativo all'industrializzazione galoppante che stava trasformando l'Inghilterra e poi gradualmente l'Europa. Si può dire che per Ruskin il paesaggio dipinto culmina e condensa la storia, l'essenza, le finalità spirituali della pittura, ma per lui il paesaggio vissuto va inteso in piena continuità con quello esplorato da poeti e pittori e anzi accomuna chi è artista a chi non lo è,
ed è dunque un ingrediente essenziale della vita culturale e sociale delle comunità, anzi ne forma la trama. Perciò non basta ammirare i quadri di paesaggio, né leggerne le descrizioni di letterati e poeti, a meno che noi non sappiamo rivolgere uguale attenzione ed uguali cure ai luoghi reali che ci circondano e senza i quali né quei dipinti né quegli indugi ekfrastici sarebbero mai nati. Il paesaggio vissuto è inteso come fonte di intense esperienze etiche ed estetiche per il singolo, ma per la sua vastità rimanda alla maestà della natura. Inoltre, la stessa struttura fra paesaggio urbano, periurbano e non urbano, coi suoi diversi livelli di antropizzazione, implica un livello più alto di quello delle emozioni del singolo individuo. Nel gran teatro della natura, possiamo dire, il vero titolare del paesaggio e dei valori che gli sono associati è la collettività dei cittadini, ed è ad essi che il paesaggio, che si identifica in un certo senso con la natura, impartisce con la stessa sua esistenza del paesaggio naturale che parlo, una forte lezione propriamente morale. Perciò il paesaggio richiede di essere conosciuto, descritto, dipinto, ma anche protetto, perché la pratica stessa dell'arte converge con la bellezza dei paesaggi più vicini allo stato di natura e dunque fonda e impone la necessità di preservarne l'aspetto, arrestando la devastazione prodotta dall'industrializzazione e dall'urbanizzazione forzata. Perciò per Ruskin il paesaggio riflette e determina l'ordine morale e il luogo chiave della responsabilità sociale, dove le istanze sociali e politiche del presente devono misurarsi con i valori della natura, della bellezza, della memoria. Alcuni quadri barocchi, come quello ora sullo schermo, anticipano immaginosamente questa identificazione, propriamente direi fisionomica, fra il volto degli esseri umani e quello della natura che li circonda, li plasma e ne è plasmata. Vediamo qui un paesaggio enfaticamente antropomorfo, dove un colle assume l'aspetto e il profilo di un uomo barbuto. Fessurazioni e caverne si aprono sulla bocca e sul naso, un lago sorge nell'occhio, alberi e cespugli ci scondano il prato della guancia su cui continuano i lavori agricoli in corso nella valle sottostante. Questa immagine, lo confesso, l'ho usata qualche anno fa come copertina di un mio libro, ma come altre simili si presta a commentare una famosa metafora che con il nome di Ruskin ha avuto un'enorme fortuna in Italia e altrove: il paesaggio come volto della patria. A dire il vero, la fortuna di Ruskin in Italia non fu immediata, ma fiorì poi in modo assai notevole, non solo per le sue frequentazioni e i suoi scritti di tema e ambiente italiano, ma anche perché le sue idee incrociavano preoccupazioni e dibattiti in corso nell'Italia di quegli anni, come ora proverò a dire. L'inglese, la lingua inglese, in quegli anni vi era assai meno praticata del francese, anche nelle classi colte. Oggi è il contrario, e si capisce perciò come mai la conoscenza di Ruskin presso molti italiani si fondasse non tanto sulla conoscenza diretta delle sue opere, che non erano ancora tradotte, ma sull'esposizione del suo pensiero che si poteva leggere in alcuni libri in francese di Robert de la Cisran, soprattutto in Ruskin e La religion de la beauté, che è del 1897. Caratteristico della temperatura culturale di quegli anni in Italia è che questo libro de la Cisran sia stato reso subito noto in Italia da un'ampia recensione di Ugo Oietti, che comparve nella nuova antologia. Anzi, nello stesso fascicolo della nuova antologia c'era anche un intervento politico di Luigi Rava, deputato della sinistra liberale, per la salvezza della pineta di Ravenna, minacciata di distruzione. Dunque un tema come questo, ultimo, di forte attualità politica, si affiancava nelle stesse pagine alla conoscenza relativamente organica, anche se indiretta, del pensiero di Ruskin sui valori etici del paesaggio. Fu questa una giunzione piena di conseguenze, non solo perché poi la legge sulla pineta di Ravenna fu in effetti approvata qualche anno dopo, ma perché lo stesso Rava, una volta divenuto ministro della pubblica istruzione nel terzo governo Giolitti, avrebbe poi varato nel 1909 la prima legge fondamentale dell'Italia Unita per la tutela del patrimonio culturale. Il pensiero di Ruskin, per come riassunto da de la Cisran,
e gli inizi della discussione politica sul paesaggio in Italia si intrecciarono dunque da subito. Fu in quel contesto che prese piede e venne citata spessissimo, fino a diventare, è stato detto giustamente, lo slogan della tutela in Italia, una frase tolta da Ruskin e la Religion de la Beauté di De la Cisoranne e attribuita senz'altro allo stesso Ruskin. La frase è questa: il paesaggio è il volto amato della patria. Ho provato a cercare anni fa questa frase nelle opere di Ruskin, nelle poche che conosco e le molte che non conosco, mi sono fatto aiutare da esperti come Paul Tucker e Donata Levi, ma a quel che pare questa frase negli scritti di Ruskin non c'è. Mi pare dunque probabile che in questa forma, almeno in questa forma, l'aforisma attribuito a Ruskin, pur essendo vicino al suo pensiero, non sia in realtà una vera citazione autentica, ma piuttosto una parafrasi di De la Cisoranne, che però viene citata normalmente come di Ruskin in Italia. Queste parole ben corrispondono, per trarre dalle pagine di Ruskin un solo esempio, allo spirito, per esempio, dell'Lectus in Art, in cui Ruskin sottolineava, cito, che sanno godere solo il paesaggio, solo le persone colte, educate dall'arte che li circonda, ma anche dalla pratica di azioni significative, ecco il significato etico. Essi troveranno un piacere intenso nel paesaggio del loro paese per il suo valore di memoria, perché lo vedranno come sigillo e premio della persistenza di un'alta vita nazionale. E aggiungeva Ruskin, in quello scritto del 1870, che una nazione merita il suolo e gli scenari che ha ereditato solo se, con tutte le sue azioni e le sue arti, si preoccupa di renderli ancora più gradevoli per i propri figli. Ma la popolarità di quella frase attribuita a Ruskin si radicò rapidamente in Italia, anche perché già l'anno dopo, 1898, compariva la prima traduzione italiana degli elementi del disegno e della pittura, seguita poi da altre traduzioni da Ruskin negli anni a seguire. Il paesaggio è il volto amato della patria. Per dar solo veloce e superficiale conto della incidenza di questa frase nella discussione italiana del primissimo Novecento, mi limiterò qui a due soli esempi. Il primo è un giovanissimo giurista abruzzese, oggi ignoto ai più, Nicola Falcone, che prima di cadere sul fronte italo-austriaco nel 1916 pubblicò un libro originale e importante, Il paesaggio italico e la sua difesa, studio giuridico estetico, 1914, nel quale la frase «il paesaggio è il volto amato della patria» viene citata alla lettera, attribuendola senz'altro a Ruskin, fra virgolette. E Falcone definisce Ruskin «il più eletto glorificatore della natura». Il mio secondo esempio è assai più rilevante perché riguarda un personaggio di primissima fila, Benedetto Croce, e perché lo riguarda non solo come filosofo e intellettuale di prim'ordine, ma quando nella sua veste di ministro della pubblica istruzione nel quinto governo Giolitti, Croce varò la prima legge italiana di tutela generale del paesaggio. La legge del 1905 a tutela della pianeta di Ravenna, che ho ricordato poco fa, riguardava solo una piccola porzione di territorio e si fondava sulla storia del sito e sulle sue memorie. Presentando la legge alla Camera, Luigi Rava sostenne che, cito, «il culto delle civili ricordanze va esteso ai monti, alle acque, alle foreste, a tutte quelle parti del patrio suolo che lunghe traduzioni associarono agli atteggiamenti morali e alle vicende politiche di un grande paese», per cui poi si citava vicende legate alla pianeta di Ravenna, da Dante a Garibaldi. In Italia, dove l'industrializzazione procedeva con ritmo più lento, non solo dell'Inghilterra ma dell'Europa del Nord, la discussione politica e culturale sul paesaggio si svolgeva soprattutto a livello di casi singoli, come Ravenna o altri, anche se gli spiriti più avvertiti sentivano la necessità di una legge generale di tutela. Lo stesso Rava provò a inserire una parte, una sezione, un solo articolo, per dire il vero, che riguardava la tutela del paesaggio nella sua legge sul patrimonio culturale del 1909, quando era ministro. L'articolo includeva, fra le cose da tutelarsi, cito, «giardini, foreste, paesaggi, acque e ogni luogo ed oggetto naturale che abbia interesse storico, archeologico e artistico». Questo articolo fu approvato dalla Camera dei Deputati
cancellato dal Senato, che allora era di nomina regia e dove sedevano i rappresentanti della grande proprietà, del grande latifondo. E su questi antefatti che si innesta la relazione di Benedetto Croce al Senato, datata 25 settembre 1920, che avrebbe portato 2 anni dopo all'approvazione della prima legge italiana di tutela del paesaggio, pochi mesi prima dell'avvento del fascismo. I principi ispiratori della legge Croce sopravvivono ancora attraverso le trasformazioni che essa ha subito fino al codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato nel 2004 e modificato nel 2006 e oggi in vigore. La relazione di Croce era intitolata «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico». Essa merita ancora oggi di essere letta, come certo non posso fare oggi, come il testo cardine di una svolta politica significativa, il culmine di un lungo processo che aveva mobilitato associazioni e politici, giornali e opinione pubblica, attraversando non meno di 5 legislature, e che nella ferma volontà di Croce, che continuò a perseguire la sua legge anche quando non era più ministro, ma era senatore, nella ferma volontà di Croce, questa lunga battaglia riuscì a trovare il suo difensore e il suo acme. E vediamo nell'incipit, l'esordio, che una legge in difesa delle bellezze naturali d'Italia sia invocata da più tempo e da quanti uomini colti e uomini di studio vivono nel nostro paese è cosa ormai fuori di ogni dubbio. Così esordiva Croce, ricordando i voti formulati in tal senso dalla Camera e dal Senato, la legge sulla pineta di Ravenna, una legge su parchi e giardini del 1912 e altre proposte cadute nel vuoto. Occorre dunque, continua Croce, una legge che ponga finalmente un argine alle ingiustificate devastazioni che si van consumando contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo. E cita un ex presidente del Consiglio, Nitti, quando aveva affermato che la necessità, cito da Nitti, di difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d'Italia, naturali e artistiche, risponde, così Nitti, ad alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia. E Croce, dopo aver citato Nitti, prosegue così: un identico, altissimo interesse morale e artistico legittima l'intervento dello Stato a protezione dei paesaggi. Perché? Perché il paesaggio, e qui la citazione decisiva per il mio discorso di oggi, il paesaggio, scrive Croce, altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, le sue montagne, foreste, pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e sono pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli. Come tutti avrete pensato, si nasconde qui appena una citazione della celebre formula attribuita a Ruskin, secondo cui il paesaggio è il volto amato della patria. E che sia veramente che Croce avesse in mente Ruskin lo dimostrano le righe successive. Poche righe dopo egli cita espressamente Ruskin. Cito questo passo della relazione di Croce al Senato. Il movimento a favore della conservazione delle bellezze naturali rimonta al 1862, così dice Croce nel 1920, allorquando John Ruskin sorse in difesa delle quiete valli dell'Inghilterra minacciate dal fuoco strepitante delle locomotive e dal carbone fossile delle officine. E si diffuse lentamente, il movimento a favore della conservazione, si diffuse lentamente ma tenacemente in tutte le nazioni civili, e specie in quelle in cui più progredite sono le industrie e i mezzi di locomozione. Infatti questi mezzi, togliendo più facilmente gli uomini all'affannosa vita delle città, per avvicinarli più spesso alle pure gioie dei campi, hanno diffuso questo anelito tutto moderno verso le bellezze della natura, mentre le industrie fatte più esigenti dalla scoperta della trasformazione della forza, elettricità, luce e calore, attentano ogni giorno più
alla Vergine, poesia delle montagne, delle foreste, delle cascate. Fin qui Croce. E vi faccio notare soltanto di questo passo, non solo la citazione esplicita di Ruskin a poche righe da quando lui parlava del paesaggio come rappresentazione materiale e visibile della patria, il fatto che la difesa del paesaggio viene presentata da un lato come una movimento tutto moderno nel 1920, dall'altro lato però, come le venga indicato, l'iniziatore in Ruskin. Con un movimento argomentativo che di lui era caratteristico, Croce in questo passo fondava dunque la propria proposta di legge al tempo stesso sulla storia e sull'etica, e subito passava a conferire al movimento per la tutela del paesaggio una dimensione esplicitamente europea. Cito ancora: queste idee, del resto, sono da tempo presso tutti i popoli civili il presupposto di ogni azione di difesa delle bellezze naturali, azione che in Germania fu detta di difesa della patria, Heimatschutz, difesa cioè di quel che costituisce la fisionomia, la caratteristica, la singolarità per cui una nazione si differenzia dall'altra nell'aspetto delle città, nelle linee del suolo, nelle curiosità geologiche. E da alcuni si aggiunge, lo fanno i tedeschi e lo fanno gli inglesi, dice Croce, negli usi, nelle tradizioni, nei ricordi storici, letterari, leggendari, in tutto ciò che plasma l'anima dei popoli, o meglio ha influito sullo sviluppo dell'anima nazionale. Si è insomma compreso come non sia possibile disinteressarsi da quelle peculiari caratteristiche del territorio in cui il popolo vive e da cui, come da sorgenti sempre fresche, l'anima umana attinge ispirazioni di opere e di pensieri. Non cito più da Croce, ma ho indugiato sulla presenza di Ruskin sulla bocca di Benedetto Croce e nell'aula del Senato del Regno nel 1920, anche perché, se non ho visto male, anche nell'utilissimo volume sull'eredità di John Ruskin nella cultura italiana del Novecento, a cura di Daniela Lamberini, che è del 2006, e nasque da un convegno a gabinetto Vieux, questo aspetto è rimasto in ombra e Croce, lettore di Ruskin, vi è visto sotto l'angolatura delle concezioni estetiche, ma non di questo suo riflesso persino sulla legislazione. La combattuta introduzione in Italia di norme a tutela del paesaggio ebbe dunque, provo a dirlo riassuntivamente, quattro distinte ma convergenti radici. In primo luogo, e di questo posso qui solo far cenno, la secolare tessitura di norme degli stati italiani preunitari, che già si dotarono di magistrature e regole per la gestione dei loro paesaggi. Basti qui menzionare cursoriamente quel che Venezia seppe fare per la laguna e più in generale per il regime delle acque, anche in terraferma, o all'altro estremo d'Italia, a questo si riferiscono le immagini sullo schermo, l'ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 1745 a tutela dei boschi ai piedi dell'Etna, un paesaggio, e del teatro di Taormina, un, diremmo noi oggi, bene culturale. Questa è la prima delle quattro radici di cui vorrei brevemente accennare. In secondo luogo, il vicino modello della Francia, dove la legge Bocquier del 1906 sulla protezione del, così si chiamava, paesaggio e dei siti storici pittoreschi e leggendari, offriva un modello giuridico particolarmente utile, data la prossimità del sistema giuridico e dell'ordinamento francese con quello italiano. In terzo luogo, i paesi di lingua tedesca, con i loro vasti e variegati movimenti di Heimatschutz, che Croce cita espressamente, che trovavano marcate affinità anche nei paesi ancora più nordici, e che però forniva un ingrediente, per dir così, patriottico, che si integrava in Italia con la fierezza municipale, così tipicamente italiana, per i grandi artisti e monumenti di una storia specialmente ricca. Infine, il quarto ingrediente che menziono per ultimo, ma che ritengo essere forse il più importante in quella fase storica, la cultura inglese massimamente rappresentata da Ruskin. I suoi scritti, ispirati e intensi, connettendosi a una produzione letteraria variegata di cui ben pochi in Italia conoscevano l'estensione e le tematiche nel primo Novecento, ebbero in Italia un effetto profondo su vari fondi, su vari fronti. Ispirarono, sull'esempio del National Trust, la fondazione di associazioni protezionistiche nell'Italia dell'ultimo 800 e del primo 900. Fornirono, come abbiamo visto dalle parole di Croce,
Il linguaggio è la chiave di lettura per evocare paesaggi naturali come il contraltare di una industrializzazione che attentava alla poesia di una incontaminata natura. Infine, identificando il paesaggio con il volto collettivo della patria o della nazione, o comunque della collettività, le concezioni di Ruskin, per come divulgate, donarono alle discussioni politiche e culturali in corso in quegli anni un prezioso ingrediente etico, un forte richiamo alla responsabilità degli individui, delle istituzioni, della società. Non era certo la prima volta che un'alta e ben formulata concezione estetica si faceva strada non solo per l'eloquenza di chi andava perorandola, ma anche per il suo messaggio educativo. Per citare un solo precedente, peraltro indubitabile, un secolo prima di Ruskin, il tedesco Winckelmann, nella sua prodigiosa Geschichte der Kunst des Altertums, che del 1764, seppe non solo lanciare una sorta di profezia sull'arte greca che servisse di manifesto a un'arte nuova, che sarebbe poi stata quella che chiamiamo oggi neoclassico, ma riusciva a parlare al cuore delle élite d'Europa. La narrazione storica dell'arte greca, che per primo egli seppe fare, venne calata da lui stesso entro una visione nutrita di valori attuali, assurgendo a sorgente di un programma educativo diretto a ogni uomo colto. Nelle pagine di Winckelmann, traguardo etico e ideale estetico si fondevano in uno, in una visione secondo cui il bello, in particolare il bello classico, qui esemplificato dall'Apollo di Belvedere, potesse generare una metamorfosi degli animi umani, donando loro per illuminazione e disciplina dell'intelletto una vita più piena, una interiorità più ricca. In quel contesto Winckelmann evocava qualche volta anche il paesaggio greco, che peraltro non vide mai, ma l'idea che dal paesaggio stesso potesse venire una qualche moralità gli restò sostanzialmente estranea. La valenza etica del paesaggio, cioè la necessità che noi lo guardiamo come un riflesso di noi stessi, è un tema del nostro tempo e, come ogni richiamo alla responsabilità morale, presuppone e risponde al suo contrario. La devastazione dei paesaggi, innescata dall'industrializzazione, con la conseguente urbanizzazione che tende ad annullare l'equilibrio città-campagna, infrangendo ogni codice storico-culturale dello spazio, come era stato stabilito in un lungo volgere di secoli. In questo processo, in cui l'Inghilterra di Ruskin si lanciò precocemente e servì presto da modello a una Italia arretrata, si intrecciarono i luoghi di abitazione e le fabbriche, compenetrando l'una dell'altra l'industria e la città. La città storica finì col subordinarsi al nuovo paesaggio industriale e l'idea o il sogno di un paesaggio modernamente invaso da ciminiere fumanti contagiò il paesaggio reale, penetrando le coscienze e guidando i desideri. Questo quadro di Boccioni riflette quello che sto dicendo. Perciò nel 1910, lo stesso anno della prima traduzione italiana delle Pietre di Venezia, i futuristi propugnavano in questa stessa città di Venezia l'immediata erezione di, cito, opifici chiomati di fumo, le ciminiere dentro Venezia. In sintonia con tali tendenze nasceva, e si ormai fortemente radicata, la volontà dell'alveare, tipica del nostro tempo, la voglia di imbrancarsi nella plebe urbana, l'autoriduzione a ingranaggio produttivo, l'autodissoluzione in un habitat anonimo, purché sia moderno. Le antiche modalità del vivere in un prodigioso equilibrio fra natura e cultura finivano col cedere a nuovi rituali entro spazi sempre più aleni a chi li abita, e la felice familiarità del proprio spazio indigeno finiva con l'essere spazzata via da una voluta estraneità. Andava perdendosi nel vuoto la nostra terra natale. E ora lasciatemi citare, poi dirò da chi. La città si dilata, la città si estende, una speranza colorata di certezza, una solleticazione aritmetizzante, una disposizione emulatrice. Arriveremo anche noi ai 3 milioni di Parigi, ai 4 di Berlino, agli 8 di Londra e via via. Nelle acropoli e nei turriti municipi della provincia, codesto civico solletico e addirittura frenesia. Avrete riconosciuto
Carlo Emilio Gadda, 1955. Se volessimo invece imitare Ruskin, dando sostanza a questo discorso non con Gadda, ma con un passo biblico, ecco a soccorrerci il profeta Isaia. Guai a voi che ammucchiate casa su casa e congiungete campo a campo, finché non rimanga spazio e restiate i soli ad abitare la terra. Guai a voi, ha parlato alle mie orecchie il Signore degli eserciti, edificherete molte case, ma resteranno deserte, per quanto siano grandi e belle, e nessuno vi sarà più ad abitarle. Parole che sembrano scritte per il nostro tempo. Davvero, qualche volta, i profeti fanno il loro mestiere, sanno profetizzare il futuro in questo contrasto fra la terra coltivata e le case degli uomini. Dallo stravolgimento di quegli antichi equilibri, dal danno inflitto alla memoria culturale, insomma dai traumi che abbiamo vissuto e viviamo, nascono, l'ho già detto al principio e ora spero sia più chiaro, le perorazioni in favore della conservazione delle città e dei paesaggi storici. Ma da un trauma subito e dal timore di mali ancor peggiori nasce anche qualche reazione, fra cui vorrei citare il sistema giuridico delle norme che mira ad arginare devastazioni e barbarie. A mostrare c'è una sintonia, vorrei dire, fra le esortazioni di intellettuali e poeti, Ruskin è certamente su questo versante, e le tendenze del diritto. Vorrei mostrarlo ora brevemente con tre esempi. Il primo esempio, l'ho già detto, in realtà l'invenzione e la fortuna dell'idea di paysage moralisé. Come abbiamo visto, l'invenzione spetta a Panofsky verso il 1939, il suo riuso poetico per parlare del presente a W.H. Auden nel 1945. 1939-1945, le date estreme di una guerra devastante che sfidò le coscienze a interrogarsi sulla natura e la moralità degli uomini e delle nazioni. Secondo una storica dell'arte americana, Patricia Emison, la formula paysage moralisé fu sempre meno utilizzata dagli storici dell'arte, ormai è caduta completamente in disuso, così lei dice, a partire dagli anni 60. Forse dovremmo, se questo è vero, dovremmo chiederci se quell'ansia di moralità che accomunò Panofsky e Auden in quegli anni difficili intorno alla Seconda Guerra Mondiale non si sia poi diluita in un'epoca di benessere che è ancora la nostra. Consustanziale a questo, per temperie e per data, è il mio secondo esempio, l'ingresso della tutela del paesaggio al più alto livello del diritto, cioè nelle Costituzioni. Come molti dei presenti certamente sanno, la Costituzione italiana fu la prima al mondo a porre questa prescrizione fra i principi fondamentali dello Stato. Non vi leggo questo articolo 9 della nostra Costituzione, ritenuto di solito, lo ha detto Ciampi, da Presidente della Repubblica, il più originale della nostra Costituzione. Però vorrei dire che questo, vorrei ricordare che questo articolo ha un precedente significativo nell'articolo 150 della Costituzione della Repubblica di Weimar, che trovate sullo schermo, e lo dico in italiano: i monumenti dell'arte, della storia e della natura, così come il paesaggio, godono della protezione e della tutela dello Stato, e poi continua. Costituzione di Weimar, che fu espressamente richiamata durante le discussioni dell'Assemblea Costituente. Durante quelle discussioni non si citò invece la Costituzione della Repubblica Spagnola del 1931, che ha però delle disposizioni simili, anche perché anche questo articolo 45 della Costituzione Spagnola del 1931, che ebbe brevissima durata, si ispirava anch'esso alla Costituzione di Weimar. Ma badate non tanto ai testi, ma alle date di queste tre Costituzioni europee. Quella di Weimar è del 1919, all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Quella italiana del 1947, all'indomani della Seconda. Nell'un caso come nell'altro, la consapevolezza della propria memoria culturale si intensificò col trauma della guerra e della sconfitta. Anche in Spagna, 1931 è una data ancora di crisi che avrebbe condotto alla guerra civile pochi anni dopo. Come nella vita individuale, così anche nella comunità, i traumi generano consapevolezza, innescano meccanismi di difesa, costringono a ripensare il passato. Il dolore della perdita è come quello della morte, un momento in cui si focalizzano i meccanismi sociali,
si mette allo scoperto quel che prima era celato e lo si proietta verso il futuro. Nessuno l'ha detto forse meglio di uno scrittore che non pensava certo alle costituzioni o al paesaggio, pensava piuttosto all'individuo, ma proviamo ad applicare questa sua frase brevissima anche al paesaggio. A quanto pare, così Orhan Pamuk, non è possibile scoprire il segreto delle cose senza averne avuto il cuore spezzato. Dobbiamo umilmente sottometterci a questa definitiva segreta verità. E arrivo qui al mio terzo esempio, che scelgo per illustrare la sintonia fra le esortazioni di intellettuali e poeti e le tendenze del diritto. E qui non possiamo che tornare a Ruskin. E qui citerò brevemente due altri aspetti di Ruskin. Un'altra citazione nascosta. L'aforisma 29, che Emanuele Morezzi ha citato questa mattina, abbiamo ricevuto la terra in eredità, è stato citato e usato per promuovere il sistema dei parchi nazionali negli Stati Uniti da Theodore Roosevelt, da presidente. È una citazione in cui lui non fa il nome di Ruskin, ma non ci può essere dubbio che la citazione è quella. Un'altra citazione nascosta, un altro caso in cui Ruskin ispira il legislatore. Inoltre, negli stessi anni in cui Ruskin era nel Regno Unito uno dei principali animatori della riflessione sul paesaggio e contribuiva a fondare la Commons Preservation Society 1865 e National Trust 1895, in cui Charles Dickens in Hard Times denunciava le conseguenze dell'inquinamento Cocktown, eccetera, venivano emanate le prime norme intese alla tutela, a partire dall'Ancient Monuments Preservation Act, che è del 1882 e che poi si estese gradualmente ad altre categorie di monumenti. Mentre mi avvio a concludere, vorrei dunque porre questa domanda alla luce di quello che ho detto e per preparare quello che dirò. Di quale paysage moralisé ha bisogno il nostro tempo? E vi è forse nell'intenso e visionario pensiero di Ruskin qualche ispirazione che possiamo trarne? Come Ruskin fece con Venezia, che non abbiamo bisogno di mostrare sullo schermo perché ci siamo, e sulla città che dobbiamo far centro. La città, cioè la più radicale e promettente creazione della civiltà umana, perché comporta uno scambio di esperienze e di emozioni che avviene grazie al luogo, non grazie al prezzo, non grazie al mercato. E lo stesso può dirsi del paesaggio naturale, se concepito e preservato come necessario contraltare degli spazi urbani. E però la complementarietà città-campagna, spazi urbani, spazi non urbani, è sempre meno vera nel mondo che ci circonda. L'armonica integrazione fra spazio urbano e paesaggio naturale, anch'esso peraltro forgiato dall'uomo, è ora in grave pericolo, ed è a tale pericolo che dovrebbe reagire un nuovo paysage moralisé del nostro tempo, da costruire con la saggezza della storia, ma anche con la fantasia della volontà. Cresce intanto in tutto il mondo la corsa cieca verso l'omogeneizzazione del mondo, apparentemente inesorabile e specialmente evidente nella forma delle città. Questa omogeneizzazione è fatta di tre processi convergenti che descriverò brevemente: la verticalizzazione delle architetture, l'espansione urbana indefinita e senza confini esterni che divora le campagne, la megalopoli, e infine le nuove barriere intraurbane fra quartieri riservati ai più abbienti e ghetti urbani per i meno fortunati. La forma grattacielo nacque in America intorno al 1900, ma oggi è in forte espansione perché consente il massimo sfruttamento degli spazi in aree urbane preziose o soggette a forti speculazioni. Vi mostro un caso estremo. Alla Mecca, il luogo più sacro dell'Islam, incombe ormai sul luogo più sacro, la Kaaba, la pietra sacra di Maometto, incombe un grattacielo che
si chiama Royal Hotel Clock Tower, copia ingigantita del Big Ben di Londra. È un grattacielo, è un albergo, alto 601 metri. L'esibizione della ricchezza si intreccia con la retorica delle altezze, le prodezze tecnologiche, i giochi della finanza. Per fare questo grattacielo e il suo complesso sono state distrutte moschee storiche, anche vicine all'epoca dello stesso Maometto. E questo altro grattacielo di Dubai, di cui avete sullo schermo le misure, arriva a 828 metri di altezza. Ne è in costruzione un altro di oltre 1000 metri di altezza, un chilometro. Crescono intanto a spese dei paesaggi extraurbani le megalopoli, se intendiamo per tali, con definizione convenzionale, le città oltre i 20 milioni di abitanti. Sappiamo tutti più o meno che la popolazione mondiale che vive in città, che era del 3% nel 1850, sarà del 70% fra 10 anni, i 2/3 dell'umanità. In questa mercificazione degli spazi, in orizzontale e in verticale, si diffondono i confini intraurbani. Vi faccio rivedere qui, questa diapositiva non è fuori posto. Vi fu un tempo in cui la cinta delle mura segnalava, come nel buon governo di Siena che già abbiamo visto, il chiaro confine fra la città e la campagna. Ora non più. Ora i confini della città sono diventati i confini nella città, come nella favela di Paraisópolis a San Paolo, nel Brasile, circondata da residenze di lusso, come qui si può vedere, con un muro invalicabile. Ho voluto verificarlo di persona, non si può passare dalla favela, bisogna fare un largo giro e poi ci sono le guardie armate. Un settimo della popolazione mondiale, cioè 1 miliardo di esseri umani, vive in shanty towns, che di città non meritano il nome, e mentre questo accade, crescono le gated communities, quartieri per benestanti, cinti da mura, spesso sorvegliate da guardie armate. I confini della città, lo ripeto, tendono a sparire. Nascono invece i confini nella città, come in questo caso. Nascono dalla autosegregazione delle classi abbienti dagli altri strati sociali. Gli strumenti concettuali del nostro tempo consentono di misurare questi fenomeni. Nuove ricerche di sociologi, psicologi, antropologi definiscono lo spazio in cui viviamo come un capitale cognitivo formidabile, che fornisce coordinate di vita, di comportamento, di memoria, costruisce l'identità individuale e quella collettiva delle comunità. Il grado di stabilità dei luoghi in cui viviamo è in diretta proporzione alla sicurezza che migliora la percezione di sé e dell'orizzonte di appartenenza e dunque favorisce anche la produttività degli individui e delle comunità, innescandone la creatività. Invece, la frammentazione territoriale, la violenta e veloce modificazione dei paesaggi, l'obesità delle periferie provocano, come sempre più chiaro, severe patologie degli individui e delle società. Due formule vorrei citare brevemente: l'angoscia territoriale e la dismorfofobia. Angoscia territoriale non più nel senso in cui la usava De Martino, cioè lo sradicamento dell'emigrante strappato ai propri orizzonti, ma come l'ansia di tutti noi, che magari restiamo nei nostri luoghi ma non li riconosciamo più, perché li vediamo devastati da trasformazioni così profonde da non renderceli più riconoscere. Dismorfofobia, una nozione che descrive bene il passaggio dalla dimensione individuale a quella collettiva, nella pratica psichiatrica è una nozione questa che definisce il disturbo psichico di chi non accetta il proprio corpo come lo è, come è, e lo vive come una forma distorta, secondo l'etimologia della parola. Ma la forma distorta della città e dei paesaggi provoca essa stessa sofferenze individuali e disturbi del corpo sociale. Più grave di ogni dismorfofobia individuale, di ogni angoscia territoriale individuale, è la trasformazione della società.
Mentre la crisi della città storica e la contaminazione dei paesaggi si diffondono come una peste, il miglior insegnamento che ci viene da Ruskin, per il nostro tempo, se vogliamo provare a leggerlo in questo senso, può essere anche l'indicazione della strada per un riscatto. Come ha scritto Tommaso Montanari, cito, l'intuizione fondamentale del capolavoro letterario e storiografico di Ruskin, sta parlando delle Stones of Venice, riguarda il nesso strettissimo che unisce le pietre di Venezia al suo popolo. Nulla si può capire dell'urbs, della città materiale, se non la si mette in connessione con la civitas, la città degli uomini, cioè la società. Fin qui la citazione. Perciò non possiamo accontentarci di una concezione puramente estetica del paesaggio, urbano e non urbano. Dobbiamo anzi interrogarci assiduamente, incessantemente, sulla natura e sulla funzione della bellezza, respingendone un uso meramente estetico che facilmente traligna in una qualche forma di evasione della realtà che diventa subito anestetica nel senso propriamente medico, cioè che abbassa la soglia della nostra coscienza. Dobbiamo al contrario interrogarci sulle devastazioni a cui da troppo tempo assistiamo impotenti, chiederci quale sia il modo di combatterle. Non spenderò una parola qui su Venezia, massimo esempio di svuotamento e profanazione di una città storica, perché tutti i presenti ne sanno più di me. Vorrei citare invece, a proposito del paesaggio non urbano, che però si applica anche a proposito del paesaggio urbano, un lontano luogo, il Salento, ma un vicino poeta, Zanzotto, il quale in un'intervista di qualche anno fa disse che un bel paesaggio, una volta distrutto, non torna più, e se durante la guerra c'erano i campi di sterminio, adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi, fatti che, apparentemente distanti fra loro, dipendono tuttavia dalla stessa mentalità. Queste modificazioni violente del paesaggio generano l'assenza stessa di orizzonti, il colore dello spaesamento, lo smarrimento interiore che assale chi tenti di guardare oltre il fragile paravento del paesaggio. Quello che c'è sullo schermo è uno dei 9 milioni di ulivi del Salento uccisi dalla xylella nella paralisi delle istituzioni. Quando Zanzotto parla di campi, intende i paesaggi non urbani, dalle montagne alla laguna di Venezia, e le sue parole di poeta valgono egualmente per questa città, per la sua laguna, per le campagne del Salento, per l'Italia e anche per quello che Italia non è. Non c'è bellezza senza consapevolezza del passato, senza responsabilità verso le generazioni future. La bellezza di cui abbiamo bisogno non è evasione dal presente. Non c'è bellezza senza storia, senza forte responsabilità collettiva. Proviamo a leggere il grande messaggio di Ruskin per pensare a un paysage moralisé del nostro tempo come l'invito a ricostruire, facendo convergere memoria culturale e forza delle emozioni, il nesso fra uomo e natura. E vorrei provare a dirlo con parole non mie, ma di una persona che ho avuto il privilegio di conoscere, Susan Sontag, nel suo bellissimo e brevissimo saggio sulla bellezza, in cui mi pare di avvertire qualche sintonia con questi pensieri. La risposta alla bellezza nell'arte, scrive Susan Sontag, e la risposta alla bellezza nella natura dipendono l'una dall'altra. Quel che è bello nell'arte ci ricorda la natura in quanto tale, ci richiama alla mente quel che sta oltre l'umano, oltre l'artefatto, e in tal modo stimola e intensifica il nostro senso della diffusione della pienezza della realtà inanimata o palpitante che ci circonda. Se questa intuizione ha qualcosa di vero, continua Sontag, essa ha una conseguenza positiva. La bellezza riconquista solidità e inevitabilità, diventa un valore necessario per dare un senso a gran parte delle nostre energie e affinità, ai nostri sentimenti di ammirazione, e le nozioni che hanno usurpato lo spazio del bello si rivelano risibili. Parole penetranti di una grande testimone del nostro tempo che giocano però la loro forza di persuasione su un'intuizione profonda ma interamente laica
che per impulso etico e poetico reagisce al processo di marginalizzazione della bellezza a cui per l'appunto il saggio di Susan Sontag era dedicato. Eppure, per quante affinità con Ruskin possiamo scorgere o immaginare in queste sue parole, non fu questo il registro emotivo su cui egli volle muoversi. Le sue pagine sono intrise di citazioni bibliche che conferiscono al suo argomentare una speciale, quasi religiosa, eloquenza. Ogni rivendicazione della bellezza si accompagna in lui, in Ruskin, alla consapevolezza del suo declino. Ogni dolore, ispirato dalle rovine, innesca una speranza di riscatto. Ne ha scritto bene Michael Wheeler qualche anno fa. Dobbiamo, egli scrive, riconoscere l'importanza che ebbero per Ruskin alcune parole chiave della Bibbia, come ruin, nel senso di fall, caduta, e restoration, non nel senso di restauro, a un'opera d'arte, ma come si riferisse a Israele. Per lui, per Ruskin, San Marco è un simbolo di mediazione fra terra e cielo, di una speranza del tempo presente per una futura restoration. Idee che vogliono echeggiare le mura in rovina di Gerusalemme, le splendide pietre del Tempio che diventano quelle di Palazzo Ducale, l'esortazione di San Paolo ai Romani di trasformare se stessi sulla base del bene e senza conformarsi all'opinione generale. Ed è in nome di questo che poi Ruskin condanna i restauri rozzi, quelli perpetrati, per esempio, a San Marco. La chiesa di San Marco, che gli aveva scelto come il più intenso simbolo di salvezza dalla rovina, veniva sottoposta non a un processo di restoration, nel senso biblico del termine, ma a una nuova e peggiore rovina. Un'ultima notazione. Per Ruskin, quella di Venezia, città, è una bellezza che prende forza dal fatto stesso di aprirsi alle bellezze naturali che la circondano, in certo senso di abbracciarla e includerla in sé. Perciò, leggiamo verso la fine dei Modern Painters, e sarà questa la mia ultima citazione, a Castelfranco lo sguardo di Giorgione, gli occhi limpidi e indagatori della giovinezza si aprirono su un mondo di vita vigorosa, dalle montagne fino alla costa, di meravigliosa vita quando andò alla città di marmo e cominciò ad ardere per essa. Il mare incontaminato, respirando profondamente, formava avanti e indietro i suoi vortici di onde verdi e intorno, fin dove l'occhio poteva arrivare, il dolce movimento di acque incontaminate, orgogliosamente pure. Non il fiore, non la spina o il cardo potevano crescere nei campi. Eterea potenza delle Alpi, come un sogno che svanisce oltre Torcello, isole blu delle colline padovane, sospese nell'occidente dorato, in alto, venti liberi in nuvole infuocate, nella luce illimitata del cielo e del mare circostante. Tale fu la scuola di Giorgione, tale la patria di Tiziano. Dunque per Ruskin, Venezia, la laguna, il suo mare, il suo cielo, la natura che la circonda, fino al Cadore di Tiziano. Un insegnamento artistico ed etico al tempo stesso. Anche per questa intima unione, non dobbiamo dimenticarlo, la Venezia di Ruskin fu l'asse del mondo, il centro e il culmine della creatività di questa civiltà, di ogni civiltà. Perciò per Ruskin la bellezza di Venezia non fu solo la condensazione e il simbolo della bellezza di qualsiasi luogo al mondo. Come in un paysage moralisé, la bellezza di Venezia può essere, anche in un tempo di profanazioni e di rovine, promessa di riscatto, di piena ricreazione di una civitas che faccia tutt'uno con la bellezza dell'urbs. Questo io vi ho proposto in queste poche cose che ho detto per Ruskin. E ora vi chiedo, e per noi? Grazie.